ti faccio il messaggio vocale. Per quanto riguarda Piazza Duomo, in questo momento non è che non stiamo lavorando, Dopo il abbiamo una. nostro servizio sui lavori che procedono a rilento nel centro storico di Partinico, come mi aspettavo, mi hanno chiamato il direttore dei lavori Santinoiello ed il sindaco di Partinico Piero Rau. Santinoiello, per sua scelta, non ha voluto fare intervista. Mi ha mandato, però, dopo avermi contattato, un messaggio vocale che io vi sintetizzo perché l'audio non era perfetto. Cosa dice il direttore dei lavori? Che la lentezza nel procedimento è dovuta all'intervento inevitabile di altri enti, quindi AMAP, Gasse ed Enel. Cosa succede? Che il cantiere si ferma perché aspetta l'intervento di questi tre enti che talvolta procedono a rilento. Ecco perché i lavori non continuano spediti, secondo il direttore dei lavori Santino Aiello. Comunque adesso sembra che il grosso sia stato risolto e si procederà con la pavimentazione in Via Verdi e nell'antica pescheria. Sembra che la pavimentazione sarà più facile e più complessa invece nel tratto che va dalla piazza alla chiesa di San Giuseppe. Uno dei grandi problemi che hanno causato i ritardi sono stati, sembra, i tubi del gas che devono essere sistemati più in profondità di quanto non fossero prima. Ma vi faccio ascoltare la parte finale del messaggio vocale del direttore dei lavori. Un cantiere ormai è nella sua piena efficacia, si procede, diciamo, a ritmi serrati, anche considerato, oppure bisogna considerare che, essendo lavori molto particolari, che su Partinico, ripeto sempre, da circa 100 anni nessuno aveva più messo mano nelle reti di distribuzione di convogliamento delle acque, così come rete elettriche, telecom, eccetera. Oggi praticamente stiamo facendo di tutto e di più per rendere questo paese quantomeno, diciamo, al passo con i tempi. È intervenuto, come vi ho anticipato, anche il sindaco di Partinico, che sembra ancor più determinato di Santinoiello per quanto riguarda il completamento dei lavori. Ascoltate. Allora, intanto i lavori a Piazza Verdi sono cominciati, abbiamo avuto un ritardo nella fornitura delle basole, però già i marciapiedi sono tutti fatti e credo che se non hanno cominciato oggi lo faranno domani mattina, cominceranno a basolare e una cosa è certa, entro Natale Piazza Verdi sarà finita. Io ho parlato con l'impresa Piazza Verdi, è sicuro che sarà ultimata entro Natale. Abbiamo qualche incertezza sul tratto che va dalla piazza alla chiesa di San Giuseppe, ma stanno preparando il cantiere e quindi già dalla prossima settimana inizieranno i lavori anche lì. Lì probabilmente potremmo perdere un po' più di tempo perché lavoriamo con le basole vecchie. E quindi è un lavoro più certosino, più delicato, ma anche più lento. Il nostro obiettivo rimane questo. Avete dunque sentito le dichiarazioni del direttore dei lavori e del sindaco di Partinico per quanto riguarda i cantieri del centro storico. Loro sono ottimisti, speriamo che entrambi abbiano ragione. Dobbiamo soltanto augurarci che non ci saranno intoppi ed eventualmente essere pronti ad intervenire per chiedere spiegazioni.